Buonasera, altra puntata speciale di 0825, aspettando l'inizio del campionato per la SSD Avellino, finalmente si inizia a respirare anche aria di campo perché in questa settimana c'è stato il mini ritiro a Sturno con due amichevoli disputate contro l'Equipe Latina e proprio oggi pomeriggio contro l'FC Avellino, 5-4 il risultato dell'amichevole infrasettimanale contro l'Equipe Latina, 3-0 l'amichevole di oggi invece contro l'FC Avellino, sempre al Castagneto di Sturno. E allora avremo anche tanti contributi, parleremo della rosa che sta mettendo su la nuova proprietà guidata da Gianandrea De Cesare con il direttore sportivo Carlo Musa e il tecnico Archimede Graziani. Oggi c'è stato anche il saluto della Curva Sud lì al Castagneto di Sturno, erano in 300 a seguire l'amichevole. Insomma, inizia a respirarsi un bel clima, speriamo possa proseguire attorno al nuovo Avellino. E poi sullo sfondo resta un po' il dubbio di quale sarà poi la categoria di appartenenza all'Avellino, o forse è il caso di dire ai due Avellino, perché anche l'Avellino, il vecchio Avellino di Walter Taccone, ha chiesto il ripescaggio in Serie C. Vedremo in questa estate caotica del calcio italiano come andrà a finire. Gli ospiti di stasera, saluto l'ex presidente dell'US Avellino Nicola Iannarone. Buonasera a tutti. Il collega Silvio Lia Ferrara. Buonasera, buonasera. E Marco Festa. Buonasera Angelo, ben ritrovati. Allora, iniziamo subito a farci un'idea di chi sono i giocatori che stanno componendo il nuovo Avellino, vedendo questa schermata preparata da Giuseppe Andrita con tutti i nomi divisi ruolo per ruolo. Sì, i portieri sono divisi tra under e over, gli under sono in verde. I portieri sono Lago Marsini, Longobardi e Pizzella. I difensori Chagas, Mitra, Mikhailovski, Moreno, Santiago Moreno, che ricorderete anche l'anno scorso nell'Avellino in Serie B, Scarf e Urbanski. I centrocampisti Acampora, Buono, Carbonelli, Carniato, Ciotola, Evangelista, Gerbaudo e Matute. In attacco ci sono Gibril, Maisto, Mentana, Moreschini e aggregato proprio oggi l'ex casertana De Vena. Marco, per te è stata una settimana particolarmente intensa con un andirivieni continuo da e per Sturno. Hai seguito gli allenamenti, hai seguito le amichevoli. Allora, in breve, vedendo anche qualche immagine delle due amichevoli contro l'Equipe Latina e contro l'FC Avellino, presentaci un po' questa rosa che sta nascendo. La rosa è difficile presentarla perché è un autentico cantiere, c'è un andirivieni di calciatori, ogni giorno cambia la rosa. Infatti rispetto alla grafica c'è già da apportare 6 aggiornamenti, perché sono stati innestati nella rosa Matute, l'ex Juve Stabio, non ricordo bene se era già stato inserito il nome o no, De Vena, che oggi ha fatto il suo esordio in gara non ufficiale, è sembrato già insomma particolarmente brillante, volitivo, con una buona qualità che sicuramente soprattutto in D può fare la differenza. E poi sono stati aggregati al gruppo Elia Galligani, che è un 92 svincolato dal Viareggio, buona proprietà tecnica, ovviamente parliamo di quello che ho potuto vedere nell'arco dei 15 minuti che ha giocato oggi, non Galligani ma Michael Ventre, che è il classe 96 che ha realizzato il gol, il primo gol dell'amichevole. Dicevo di Galligani nell'arco di quello che ha potuto giocare questo pomeriggio, così come per gli altri, insomma, li stiamo conoscendo, imparando a conoscere anche noi nuovi calciatori dell'Avellino. Poi Corvino, che è un terzino destro, oggi si è aggregato al gruppo. E poi Niccolò Dondoni, classe 95, devo dire che lui è uno di quelli che ha fatto la migliore impressione, è un fisico robusto, anche testa alta, che è una dote importante per un difensore nell'uscire palla al piede. E questo intanto è il saluto che penso, al di là adesso delle valutazioni sulla rosa dell'Avellino, sia la cosa più bella, perché la curva si è cinta definitivamente intorno alla squadra, ha incassato il duro colpo dell'estromissione dal campionato di Serie B. Oggi hanno incoraggiato questi ragazzi, alcuni di loro io li ho visti davvero col viso particolarmente segnato dall'emozione, perché immagina per alcuni di questi ragazzi che ho appena citato che cosa voleva dire solo fino ad un mese fa Avellino, una squadra che magari si vedeva in televisione. Ora farne parte, seppur nel progetto della rinascita, è qualcosa di totalmente diverso. Per quanto riguarda gli over, l'Avellino si sta già muovendo in maniera, diciamo, decisa, con calciatori che possono tornare utili eventualmente anche in Serie C, continuerà a farlo, perché si tratta
Rocco Costantino, che è un attaccante molto forte del Sud Tirol, classe 90, di origini irpine, nato in Svizzera, ha segnato a Grappoli nella scorsa stagione. Dopo vediamo la sua goal parade. 16 gol in 36 presenze, sta trattando anche l'attaccante Pera, che invece ne ha fatti 20 con la Recanatese. Sto imparando anche a conoscere tutte queste nuove realtà, quindi se sbaglio mi perdonerete. E poi c'è anche un altro calciatore che l'Avellino seguiva, che è Foggia, classe 91, che invece si è accasato al Cerignola, che è una delle squadre più ambiziose nella vecchia interregionale. Questo è il gol di Nicola Ciotola, si è consumato anche il suo ritorno, è stato all'Avellino nella stagione 2008-2009, diciamo che il mancino non l'ho perso, anche col passare del tempo, e questi giocatori servono. Il vero nocciolo della questione, però, lo stiamo capendo, lo si capiva ed è evidente, è tutto ruota intorno agli under in Serie D, perché bisogna metterne 4 obbligatoriamente in campo, un 98, 2 99 e un 2000, ovviamente anche a salire eventualmente con Urbanski, ad esempio, che è in rosa, che è un 2001, quindi si possono mettere calciatori anche diciamo più piccoli eventualmente, e capirai, Angelo, è evidente che ne servono 8 in squadra, perché devono essere necessariamente, anche in caso di sostituzioni, in campo. E allora è chiaro che la vera difficoltà del mercato dell'Avellino è nella questione under, perché partendo in ritardo i migliori sono stati presi. Allora, ci sono naturalmente i nostri contatti telefonici per intervenire, numero di telefono e numero per SMS e WhatsApp, aspettiamo i vostri interventi. Complessivamente, avvocato Iannarone, che sensazioni ha lei attorno a questo progetto Sidigas che sta nascendo, questo nuovo Avellino? Riparte dopo un'estate tribolatissima, sappiamo tutto, inutile rinvangare il passato, guardiamo al futuro, le sue sensazioni su questo progetto. Ma Avellino non può stare senza calcio. La sensazione è positiva nella misura in cui, dopo un periodo di grande caos, adesso abbiamo la possibilità di avere dei dettagli concreti di quello che è il progetto del nuovo Avellino. La società è sicuramente solida, deve formarsi, perché in principio c'è sempre il caos, e deve formarsi in vista di un campionato che, se siamo in ritardo per certi versi, comunque partirà con qualche altro suo ritardo, quindi si compenseranno un po' le due cose. Quello che credo che sia fondamentale e necessario in questa fase è che la rosa, sia pure attraverso scossoni o varie modifiche, debba essere fatta in una prospettiva di continuità, perché quello che si costruisce adesso con un nucleo iniziale è quello che potrà dare maggiori frutti anche più a termine, quindi non alla singola stagione, ma pensare a qualcosa di più impegnativo. Credo che questo, per la società e per la serietà che noi conosciamo, per fortuna, per l'impegno che ha messo nella gestione del basket, noi crediamo che, insomma, possa fare veramente bene. Silvio, noi ci siamo trovati circa un mese fa, speravamo ancora che potesse rimanere vivo l'Avellino di Walter Taccone, purtroppo così non è stato. Come diceva giustamente l'avvocato Nicola Iannarone, Avellino non può rimanere senza calcio, pur ripartendo da una categoria che di fatto non compete a questa piazza. Mi sembra ci sia un entusiasmo significativo, positivo, attorno a questo progetto di rinascita. Decisamente sì, è corretto quello che ho sentito prima di me. Avellino è una piazza importante, la ricostruzione di Marco, come al solito, è stata precisa, esauriente, ha fatto un quadro, direi, castico di quello che è il momento attuale. Quando ci sono episodi come quello che ha vissuto l'Avellino in questa estate, e in cui tutti quanti noi siamo usciti in qualche modo sconfitti, perché io un mese fa, tu ricordavi quella trasmissione, ero convinto che ce l'avremmo fatta a salvare la categoria, e invece poi non è stato così. Quando si vivono momenti del genere, a me viene in mente sempre la trilogia dantesca, cioè c'è l'inferno della sconfitta nelle aule, diciamo, dei tribunali o giudiziarie, in questo caso calcistiche, e quindi in questo caso c'è l'inferno della ripartenza proprio
proprio da una categoria che non appartiene, non può appartenere a una città così calcisticamente innamorata come Avellino. C'è il purgatorio adesso di una lenta risalita che inizia in questo momento con la ricostruzione, con una società sicuramente seria che riparte da basi solide. E ci sarà poi il paradiso della risalita, naturalmente, quando l'Avellino riuscirà a ritornare, si spera in tempi brevissimi, nelle categorie che le competono. È giusto valutare il mix di esperienza e di gioventù che in questo momento si sta approntando, cosa sempre necessaria in questi casi. Gente come Morero, come Ciotola, come lo stesso Matutei, che secondo me in questo caso rappresenta un po' il fiore all'occhiello della formazione, si va a combinare con degli under che non saranno i migliori, perché Marco ha fatto un passaggio fondamentale, si arriva in ritardo e quindi quelli più bravi si sono già accasati, però è chiaro che chi sta operando in questo momento lo sta facendo sicuramente con dovizia di esperienza e di attenzione sul mercato, per cui l'allenatore che è stato scelto è un allenatore di categoria che ha una vastissima esperienza, per cui io ho delle sensazioni molto positive per questa ripartenza. Adesso dobbiamo solo chiudere con la solita frase: se son rose fioriranno, e io conto proprio che fioriranno. Abbiamo parlato già dei primi nomi importanti: Ciotola, Matutè, De Vena. E allora abbiamo anche visto il gol di Nicola Ciotola, che è stato il primo gol, se vogliamo, di questa rinascita biancoverde. Aldo Fenizia ce lo sta ancora mostrando nell'amichevole vinta 5-4 contro l'equipe latina. Andiamo a sentire anche le parole di Archimede Graziani proprio su Ciotola, che sembra poter essere uno degli uomini da cui ripartire. Ciotola è stato prima di tutto un mio giocatore che avevo già richiesto tempi dietro quando allenavo. Penso che in questo momento qui è un ragazzo che secondo me può incominciare a farci capire che cosa vuol dire essere ad Avellino. E al di là della sua capacità tecnica, che è sempre ancora una buona capacità tecnica, penso che ci possa essere utile. E quindi però poi dopo mi fermo qui, perché dopo è un compito della società e del direttore chiudere certe situazioni. Ok, questo Graziani su Ciotola. Mi perdoneranno i telespettatori, i tifosi, forse erroneamente ho nominato in maniera errata Santiago Morero. Morero naturalmente Moreno Esposito della vecchia Serie D. Santiago Morero, che ricordiamo, come dicevo anche prima, dalla passata stagione in Serie B. Allora, ci possiamo vedere anche, abbiamo visto il gol di Ciotola, ci possiamo vedere anche alcune immagini di De Vena, l'attaccante arrivato dalla Casertana, perché l'anno scorso in Serie C, in Lega Pro, si è ben distinto con la maglia dei Falchetti. Qui è un derby contro la Juve Stabia, che immagino Silvio ricorderà, in cui De Vena mi sembra abbia realizzato una doppietta. Questo è il primo gol. La, in 21 minuti. La Juve Stabia vinceva 1-0, si era al Pinto di Caserta, e questo è il gol del pareggio. Appena entrato De Vena, partita in corso, il gol del pareggio dell'1-1, e poi con un vero e proprio gioiello balistico. Intanto il replay, la riproposizione del gol del pareggio, con un vero e proprio gioiello balistico ha realizzato anche il gol del 2-1. Eccolo qui, grande proprietà tecnica con questo pallonetto dalla lunghissima distanza, complice anche un po' l'errato posizionamento del portiere, però grande qualità, grande tecnica, no Silvio, in questa realizzazione? Il portiere può avere anche delle responsabilità, ma in quel caso è importante saperci provare, no? Cioè, se non ce l'hai nel DNA quella soluzione, per quanto il portiere ti possa agevolare, quel gol lì non lo fai. Poi è andato a trovare proprio lo spiraglio tra il portiere e il palo. Appunto. Lì la Juve Stabia era tutta proiettata in attacco per cercare il pareggio, quindi per quello il portiere correva all'indietro disperatamente. Sì. Però è soprattutto bello, e invito insomma a trovarlo anche in rete eventualmente, il controllo che fa De Vena su quella prima del gol, perché è un controllo a seguire che gli dà la possibilità di calciare. Tecnicamente è dotato, anche oggi lo abbiamo visto, è andato al tiro in diverse occasioni, è entrato dopo un quarto d'ora, si è dato subito da fare proprio con Ventre, che ha sbloccato la partita. Poi nella ripresa
ripresa, diamo anche il tabellino, no? Gibril per il 2-0, Evangelista, punizione capolavoro, l'abbiamo già intravista, gran bel gol per lui, che con Morero è uno dei vecchi US che sono entrati a far parte della nuova realtà. Ci sono anche giovani Carbonelli, Moreschini, Mentana, esatto, ragazzi che hanno orbitato nell'ambito della prima squadra e si ritrovano a ripartire adesso dalle retrovie. Un primo messaggio da casa, Mauro da Ottaviano: sosteniamo questa nuova società, dimentichiamo Taccone, ripartiamo, la maglia non ha categoria, spero comunque nel ripescaggio in C, una categoria più consona per i Lupi di Irpinia. Un saluto dai Lupi di Ottaviano. Presidente, Matute, Ciotola, De Vena, insomma, iniziano ad essere nomi importanti. Come dicevano anche Silvio e Marco, il difficile poi è a questo punto del mercato reperire degli under, perché poi gli over possono rescindere in qualsiasi momento e accasarsi in una piazza ambita come Avellino. Però da questi nomi, anche over, mi sembra si possa ripartire bene. Ma l'impegno, io l'ho detto prima, e anche insomma si vede giornalmente che l'impegno profuso è costante ed è determinato. La scelta, al di là della categoria che potrà essere, ora immaginiamo che sia la D, poi possiamo fare tutte le presupposizioni e anche coltivare un piccolo sogno che ci può stare, ma insomma la categoria, se fosse la D, chiaramente è una categoria difficile, dove ci sono squadre già pronte, attrezzate, hanno anche l'esperienza. Avellino invece è un gruppo che si crea adesso, per cui ripeto il concetto di prima: è molto importante costruire il gruppo poi si forma. Non si può pensare di avere già oggi una rosa competitiva all'istante. E quindi io delle parole anche del tecnico comprendo che c'è una ripartizione di compiti, per fortuna le figure professionali individuate a partire dal tecnico, che è di categoria, sono ben distinte. Cioè, la società metterà a disposizione, sicuramente, perché non potrà mal figurare all'inizio, un budget significativo. Nello stesso tempo il tecnico di categoria chiederà delle persone che conosce e da lì si potrà creare quello che dicevo, il gruppo. Poi il gruppo si creerà nello spogliatoio, nel campo. Introduciamo il discorso della categoria andando ad ascoltare proprio le parole in settimana di Archimede Graziani, e poi voglio coinvolgere anche Silvio sulle reali possibilità che la SSD Avellino e, perché no, anche l'Avellino di Walter Taccone hanno ancora di essere ripescati in terza serie. Andiamo a sentire Graziani questo passaggio sulla categoria in cui non si sa ancora giocherà l'Avellino. Vediamo. Se la voce del mio direttore è questa, io in questo momento qui faccio finta di non ascoltarla, pur sorridendo dentro, perché secondo me, come vi ho detto l'altra settimana, se riusciamo già a vincere un campionato dopo 4-5 giornate di ritiro, è un segno positivo, ma non tanto per me, quanto per l'Avellino città e l'Avellino tifosi. Io aspetto che me lo dicano ufficiosamente. Io lavoro per l'interregionale, ma non per demoralizzare tutti quanti, perché ogni tanto a me piace essere reale. Perché piano piano che mi conoscete, io voglio che voi avete l'immagine di Graziani e il più possibile reale. Se domattina ci comunicano qualcos'altro, io sono il primo a essere contento, la mia società sa già cosa penso e vorrà dire che facciamo tutti quanti un campionato professionistico che è all'altezza dell'Avellino e tutti quanti lo sogniamo. Ma finché non è ufficiale, lasciatemi lavorare in quelle che sono le caratteristiche giocatori dell'interregionale. Allora Silvio, Graziani resta anche giustamente con i piedi per terra. Io sto programmando, sto organizzando un lavoro per la Serie D, per l'interregionale. Tu in questo marasma, in questo caos di questo calcio italiano, un'estate così assurda per certi punti di vista, che idea ti sei fatto sulle reali possibilità di ripescaggio di questo e di quell'Avellino, diciamo così, va? Allora, io più che fare una valutazione in questo caso tecnica, anche perché ho smesso di farne dopo quel che è successo in quest'estate, faccio una valutazione più di opportunità. Credo che se c'è una chance che l'Avellino possa disputare un campionato professionistico quest'anno, questa chance sarà appannaggio esclusivamente della nuova società.
E spiego anche il perché. Perché io credo che quel che si è consumato nel corso di quest'estate sia il classico delitto premeditato, perché si è voluto in qualche modo, Dante diceva volsi così colà dove si pote, si è voluto in qualche modo estromettere quella che è una vecchia gestione del calcio Avellino. Non chiedetemi perché e non chiedetemi chi. In queste condizioni io non riconosco nessuna possibilità alla vecchia società di essere ripescata. Credo che soltanto la nuova società possa avere in qualche modo una chance, sulla quale però io, e invito in questo caso anche la piazza, non vado ad appuntarmi troppo. Perché a volte non bisogna pensare che sia un fatto necessariamente negativo ripartire dalla D anziché dalla C. Io ricordo l'episodio del Napoli che all'indomani del fallimento ripartì dalla Serie C, ma non ebbe la possibilità di risalire subito in Serie B. Fra l'altro fu proprio l'Avellino in quel caso ad essere carnefice del Napoli in quel famoso spareggio. Quindi il Napoli rimase 2 anni in Serie C ed è come se fosse ripartito dalla Serie D, se tu ci rifletti, da un punto di vista proprio logico-matematico. Quindi partire dalla D con una costruzione razionale di una squadra che potrà poi raccogliere i frutti immediatamente dopo anche in Serie C, potrà portare l'Avellino a ritornare nelle categorie di appartenenza negli stessi anni del Napoli. Cioè, alla fine si è detto 3 anni e probabilmente in 3 anni ci si riuscirà, perché io ho molta fiducia in quello che è il lavoro. Il telespettatore che ti ha scritto prima ti ha messaggiato dicendo dimentichiamo Taccone. Non sono d'accordo. Io credo che Taccone non vada dimenticato. In primis perché comunque non va dimenticato quel che comunque ha fatto di buono in precedenza, ma soprattutto perché l'episodio Taccone e quello che è stato l'epilogo della vicenda Taccone deve essere un monito continuo, perenne, perché la piazza deve abituarsi a capire che la cosa più importante nel calcio attuale è una società sana, senza che la piazza debba avere necessariamente immediatamente pretese al di là di quelli che sono i mezzi e le prospettive dell'immediato. Bisogna saper costruire per raccogliere poi i frutti gradualmente nel tempo. Se si fa questo, l'Avellino ritornerà nelle categorie che le competono e ci resterà stabilmente e potrà avere anche prospettive importanti. Parlo proprio di Serie A. Ma a patto che la piazza abbia il giusto rispetto per la costruzione della squadra, ci siano le giuste aspettative, sì, ma anche la giusta dose di pazienza. In questo modo si riuscirà a ricostruire qualcosa di veramente importante. Naturalmente, Silvio, consentimi, quando tu dici c'è stata una precisa volontà di estromettere l'Avellino, sono sensazioni magari anche comuni che possono essere appannaggio di tante persone, ma... Bravo. Poi questo è un elemento da suffragare evidentemente con dati di fatto oggettivi. Sono delle mie inferenze. Assolutamente. Non ho dati. No, assolutamente. Assolutamente, perché è un'affermazione comunque forte e importante. Capirai. Sia chiaro. Assolutamente. Voglio sentire anche Marco su questo discorso delle chance di ripescaggio, perché anche Walter Taccone ha presentato la sua richiesta. Sei d'accordo con Silvio che seppur residuali sarà l'Avellino di De Cesare ad averne qualcuna? Assolutamente sì, perché le chance dell'US per me sono nulle, perché non ha la licenza nazionale, non gli è stata rilasciata e poi dovrebbe essere la FIGC che l'ha bocciata 2 volte a riammetterla in un campionato. La licenza vale per tutte le categorie, non solo per la Serie B, la licenza nazionale che non è stata rilasciata. Il destino dell'US per evitare guai peggiori è un campionato provinciale, prima, seconda o terza categoria. Non oltre questo, mi sembra evidente e sia anche giusto dirlo. È chiaro che è un tentativo così disperato per cercare di fare il possibile, ma anche, e questo è l'unico reale appiglio, ma parliamo di scarsissime probabilità, l'unico vero appiglio è il TAR il 13 settembre perché si discute il ricorso. Il giudizio di merito del ricorso al TAR, però non essendo stata concessa la sospensiva d'urgenza, le chance che poi venga accolto il ricorso, ecco perché parlo di scarsissime se non inesistenti probabilità. Il TAR dovrebbe a questo punto quasi smentirsi, perché a quel punto concedeva la sospensiva d'urgenza e invece è stata negata. Quindi c'è il discorso
della SSD Calciovellino che realmente invece ha possibilità di essere ripescata, ma anche qui ha ragione Silvio, bisogna andarci con i piedi di piombo, perché una neonata formazione, e questo lo prevede anche il regolamento, non ha diritto ad essere subito parte di un campionato professionistico, però il calcio è fatto anche di equilibri sottili, lo abbiamo visto soprattutto in quest'estate, il passato ha raccontato di lodi che hanno permesso alle squadre di partecipare ai campionati professionistici, e c'è il collegio di garanzia del CONI che il 7 settembre si esprime su ricorsi molto importanti relativi ai ripescaggi in Serie B. Difficile pensare che possano stravolgere il format della cadetteria già partita a 19 squadre, però se dovesse esserci un'apertura, a quel punto potrebbero aprirsi anche altri scenari. Attualmente il posto disponibile in Serie C è uno, diventerebbero quattro nel caso. Facciamo anche un attimo chiarezza su quelli che saranno i tempi di inizio campionati e presentazione dei calendari dei gironi, perché la D e la C cominceranno il 16 settembre. 15-16 nel weekend del 15-16 settembre, e per quanto riguarda la serie di giovedì prossimo 30 agosto ci sarà l'ufficializzazione dei gironi, quindi una giornata importante da questo punto di vista per l'Avellino, per capire dove andrà a giocare, in quale girone, se in quello campano-pugliese, se in quello siculo-calabrese o se in quello sardo-laziale. Poi Marco ti chiedo se ci sono novità dopo più avanti sul recupero della partita con il Nola di Coppa Italia, che ho letto potrebbe giocarsi domenica prossima, poi magari ci dai qualche informazione maggiore. Chiudo il giro su queste chance ripescaggi anche con l'avvocato. Marco dice delle cose corrette dal punto di vista tecnico, ineccepibili. La questione della licenza è insuperabile al momento, almeno che non vi siano degli stravolgimenti giudiziari, e su questi non possiamo esprimerci. Fatta la premessa che, in questo richiamo al paragone dantesco di Silvio, che nel cuore degli avellinesi la società di Taccone è in inferno da tempo, e forse da prima che finisse il campionato per come è andata. E quindi se quella è in inferno, io addirittura parlerei che per la nuova società siamo in paradiso, perché intanto voi avete parlato dei primi passi nella presentazione della trasmissione, sui primi passi di una creatura che va accolta, va aiutata, sì. E quindi è in paradiso come tutti i bambini, e quindi deve assolutamente affrontare questo, fatta questa premessa che secondo me non è da poco, perché quello che potrà portare al salto di categoria e quindi ad affrontare il campionato della Lega Professionistica già da quest'anno è legata ai meriti sportivi, al peso della piazza e chiaramente in questo caso anche a principi di ordine pubblico. Se questi principi vengono applicati anche al caso Bari, alla richiesta di Bari e ai ricorsi che sono pendenti, sarà una rivoluzione, però non possiamo escluderlo. Io ci credo poco personalmente, e anche insomma dal punto di vista psicologico credo che si debba affrontare da subito la D, la realtà della D, e su questo condivido insomma le parole dei colleghi. Vi ricordo ancora una volta i nostri contatti telefonici 0825 23 743 per intervenire in diretta, e poi c'è il numero per SMS e WhatsApp. Tra poco andiamo anche a riprendere testualmente quelle che sono state le dichiarazioni alla fine dell'amichevole di oggi di Archimede Graziani, e in chiusura di trasmissione vi proporremo anche l'intervista completa realizzata dal nostro Marco Festa. Vedremo la goal parade di questo obiettivo di mercato Rocco Costantino, sentiremo i primi umori dei tifosi, insomma tutto questo tra poco dopo la pubblicità. Allora, rieccoci in studio, seconda parte di 0825. Stavo rileggendo un po' la rosa attualmente dell'Avellino, la possiamo rivedere anche in grafica. E Silvio, comunque noto dei nomi che farebbero al caso anche della Serie C. Il portiere Lago Marsini, c'è Mikhailovski, ex Gozzano, club promosso proprio in Lega Pro. C'è questo Scarfo, è un ex Primavera del Carpi, anche del Napoli. C'è Gerbaudo, svincolato dal Pordenone, ex Primavera anche della Juventus. Per non parlare poi, come detto, di Morero, Matute e Ciotola. Quindi comunque si sta tenendo d'occhio un mercato tanto per la D quanto eventualmente per la C. Sono assolutamente d'accordo, ma questo non fa altro che corroborare quel che io dicevo prima,
cioè si sta costruendo una realtà che anche nell'eventualità, che io ripeto considero quella più probabile, di un campionato di Serie D, è una realtà in costruzione che non farà altro poi che permettere all'Avellino di fare immediatamente un doppio salto. Cioè si sta costruendo nella maniera più logica, nella maniera più giusta. Io, per parafrasare un po' quel che disse Pierpaolo Marino all'epoca del Napoli in Serie C, l'Avellino in Serie D è come uno squalo in un acquario in questo momento. E allora noi abbiamo questo squalo in un acquario che però divorerà tutto. Se queste sono le premesse e si continuerà in una costruzione così logica, così razionale, avremo un Avellino che vincerà in scioltezza il campionato di D e avrà già la squadra per metà preparata per affrontare nel migliore dei modi anche il campionato di Lega Pro. Ed è questo quello a cui si deve puntare. Io perciò cerco di rimanere coi piedi per terra e dico: evitiamo. Poi è chiaro che ci mancherebbe altro, se arrivasse la bella novella di un Avellino al quale fosse in qualche modo assegnata la Lega Pro, fin da subito ne saremmo tutti felicissimi, stapperebbe bottiglie di champagne qui probabilmente negli studi. Però partiamo già con i piedi per terra e pensiamo alla costruzione, che secondo me in questo momento è la cosa più razionale. Queste sono le giuste premesse. Io ribadirò sempre questo da questo momento in poi. Allora, sentiamo sulla categoria anche le parole del DS Carlo Musa. Insieme al mister e alla società stiamo pensando di allestire una squadra da Serie D, perché come ho detto il primo giorno siamo in quella categoria. È normale che poi ci arrivano sempre voci, chiamate che ci dicono che dalla C ci potrebbe essere qualcosa, però insomma il mio pensiero primario è quello di allestire una squadra da D, quindi anche negli under stiamo andando a fondo per chiudere determinate situazioni perché dobbiamo essere pronti. Quindi questo era il primo obiettivo. Quando fai una trattativa con un ragazzo ci sono tanti ripensamenti o paure del futuro. Quindi bisogna sempre essere chiari quando si parla con i calciatori, perché poi in caso di C questi accordi sono nulli, perché si deve firmare un accordo professionistico. Quindi secondo me il lavoro mio non è facile. Anche con gli agenti si riscontrano un po' di particolarità spesso, con consulenti, insomma chi propone atleti. E allora, perfetta sintonia, Marco, tra Graziani e Musa sull'intendimento di pensare prioritariamente alla Serie D. Ma mi sembra una cosa saggia, insomma, è inutile pensare in maniera prioritaria alla Serie C, sia in termini di probabilità allo stato attuale, che sono inferiori a quelle di disputare la Serie D, ma anche in termini di come muoversi sul mercato, valutare come andare a rimpinguare la rosa. Quindi credo che stia gestendo molto bene il mercato Musa, ovvero sta prendendo calciatori che sono in grado anche di disputare eventualmente la Serie C e mal che vada saranno in grado di fare la differenza in Serie D. Io devo dirti, anche tra gli altri calciatori che si stanno facendo apprezzare e possono dare il loro contributo, c'è questo Gennaro Acampora, 89, partenopeo del ex Pavia, che ha una buona proprietà di palleggio. Lui resta certamente nella rosa fino alla fine, a prescindere dalla categoria e anche in tutto questo giro di calciatori che vanno e vengono. E poi c'è questo Nicolas Mitra, terzino sinistro 97, lo ha voluto fortemente Graziani, che l'ha avuto all'Anusei, è dotato di una buona struttura fisica e quindi i calciatori si vedono. Ripetiamo ancora una volta, gli under sono davvero fondamentali e spesso pensa che in Serie D, tutte queste categorie fanno fare un po' di confusione, si punta a inserire un portiere under titolare per occupare una prima slot, possiamo chiamarla così. Anche l'Avellino della Serie D all'epoca, 9 anni fa, lo fece con Giordani, che però non ebbe un grande impatto e poi è diventato così una stella cometa, svanito rapidamente, una meteora, anzi quella stella cometa. E adesso invece si è affidato a questo Lago Marsini, che è un altro esperto della categoria. C'è Longobardi, che è retrocesso in eccellenza col San Severo, e Pizzella, che invece 2001, sì, quindi questo è anche importante. Questo anche per rispondere, leggevo tanti commenti oggi sui social durante la partita con le dirette testuali.
Molti tifosi chiedevano perché non gioca Lago Marsini, proprio in quest'ottica, no, di provare gli under in questa fase della preparazione piuttosto che gli over, perché oggi mi sembra almeno nel primo tempo abbia giocato Longobardi in porta. Oggi in realtà la formazione non è che sia stata molto affidabile, perché al primo tempo c'erano tutti over praticamente, quindi non ha provato l'11 titolare, quindi siamo in fase di sperimentazione. Sì. Però sì, il discorso degli under è davvero centrale in Serie D. Allora, andiamo a leggere le dichiarazioni di Archimede Graziani, poi chiedo all'avvocato Iannarone un parere, una valutazione, qualche sensazione su questo allenatore che è anche una figura piuttosto simpatica. Umanamente le sue dichiarazioni testuali dopo l'amichevole di oggi, poi vi ricordo a fine trasmissione anche l'intervista completa, le vediamo nella grafica di Giuseppe Andrita. Dopo questo secondo test abbiamo le idee più chiare, specialmente su quelle che sono le certezze. Continuiamo a lavorare e cercare profili che facciano al caso di questa piazza. Oltre ai giocatori esperti, abbiamo bisogno anche degli under che in questo momento non sono facili da trovare. Sono contento della presenza dei tifosi e della loro vicinanza. È normale che una piazza come Avellino abbia voglia di risalire, perché questa è una categoria che non le compete. Possiamo vincere e far bene solo se ci resteranno vicini. Così Archimede Graziani oggi al Castagneto di Sturno dopo l'amichevole vinta 3-0 contro la FC Avellino. Avvocato, che pensa di questo allenatore? Dichiarazione di persona esperta. E credo che le componenti essenziali in questa fase siano sicuramente l'esperienza di categoria del mister e contare su qualche calciatore che abbia Ciotola, che abbia l'esperienza della piazza, che conosca bene anche. E in questo modo si crea un collante fondamentale, che è quello di far appassionare, purtroppo bisogna dirlo, nuovamente i tifosi, anche quelli più scettici. Rispetto al calcio, perché ovviamente il calcio dà sempre grandi belle soddisfazioni, ma poi tronca i sogni in un'estate. E quindi tutto questo lavoro, dalle dichiarazioni si capisce che è un tecnico esperto e che può essere significativo il suo rapporto con la città, con i tifosi. Insomma, dalle prime dichiarazioni, sì, che poi io ho avuto modo di sentire. Questo perché è vero che l'esperienza, facciamolo, questa mia riflessione, insomma, la portavo in seno e preferisco farla adesso. È vero che la nuova società ha l'esperienza nel mondo del basket e sta facendo benissimo, più di quello che si poteva immaginare. Ma è anche vero che ha bisogno di accreditarsi anche la società. Se pensiamo all'Avellino del 2008-2009, che riparte con una società composta in modo misto e che poi ha acquistato una fiducia con i risultati sul campo ed è andata snellendosi. Qui si tratta anche per la società e per la compagine societaria Sidigas, che gestirà le quote dell'Avellino, si tratterà di accreditarsi anche con la piazza, con le istituzioni, con la tifoseria, in un ambiente del calcio che è completamente differente da quello del basket. Quindi in questo senso anche il campionato di transizione o il campionato di D ci è assolutamente necessario, e quindi credo che in questo possiamo attendere fiduciosi. Marco. Oggi i tifosi, oltre all'incoraggiamento alla squadra, molto bello, magari vediamo se c'è anche opportunità di rivederlo un attimo, però a supporto di quello che stava dicendo l'avvocato Iannarone, hanno fatto due cori. De Cesare, questa piazza va rispettata, e dove sono i calciatori? Quindi per far capire che la pazienza nel mondo del calcio è decisamente inferiore, ecco qui il saluto. Quindi è una bellissima sfida. Io ritengo che davvero la pazienza però sia necessaria, perché bisogna dare fiducia e tempo di lavorare a tutto questo assetto, questo organico che ha i suoi tempi, ma soprattutto lavora senza fare troppi proclami, e questo è anche un punto di discontinuità rispetto al recente passato dell'Avellino, ma lavora. Porta i giocatori in maniera anche celere, lo sta facendo. È chiaro che la pressione io credo che sia esercitata per far capire che ci si tiene, però bisogna trovare poi il giusto equilibrio, anche sì, perché nella sfortuna credo che Sidigas sia la migliore cosa che potesse capitare all'Avellino per ripartire. L'avvocato ha usato, sorrido perché l'avvocato ha usato la parola transizione, che settimana scorsa ha ingenerato qualche fraintendimento, perché i tifosi, avvocato, sono impazienti. L'anno di transizione
transizione spaventa subito tutti. Però è la parola più giusta, perché bisogna prepararsi alla D e bisogna prepararsi a fare un campionato nel quale gli altri vogliono, sanno che affrontano un Avellino che deve vincere per forza. No, e poi quindi, posso aggregarmi? Assolutamente, no, volevo dire che prima di darti la parola, c'è questo gap anche del ritardo di cui tener conto, ecco. Per cui magari la squadra adesso va fatta facendo di necessità virtù e poi magari puntare tutto sul mercato di dicembre-gennaio. Silvio? Sei stato perfetto. Letteralmente hai detto quello che pensavo. Cioè, parliamoci chiaro, noi partiamo in ritardo, stiamo partendo in ritardo nella costruzione di una squadra. Allora, io prima facevo una premessa, attenzione, il pubblico deve essere paziente, perché in questi casi la fretta è cattiva consigliera. Ma facciamo una considerazione. L'avvocato Nannarone diceva una cosa giustissima. Abbiamo oggi una proprietà che non viene propriamente dal mondo del calcio. Voi mi perdonerete se stasera faccio dei continui riferimenti al Napoli, ma lo faccio esclusivamente perché ho vissuto col Napoli un'esperienza simile, quella del fallimento del 2004. Allora, Aurelio De Laurentiis era uno che col calcio c'entrava come i cavoli a merenda. Cioè, lui veniva da un mondo totalmente differente, veniva da un mondo cinematografico. A Napoli lo chiamavamo il cinematografaro. E lui di calcio, per sua stessa ammissione, non capiva letteralmente niente. Poi ci ha messo poco a imparare, soprattutto i meandri economico-finanziari del fenomeno calcio, che oggi è un fenomeno totalmente differente da quello degli anni 70 e degli anni 80. Quindi De Cesare ci metterà pochissimo, perché la cosa importante è poi contornarsi delle persone giuste al posto giusto. E secondo me lui questo lo farà e lo saprà fare. La pazienza ci vuole. E terzo elemento, immaginiamo che in questo momento l'Avellino fosse ripescato e fosse messo in Serie C. Tu stai partendo in ritardo, rischi di andare a fare, la tentazione sarebbe quella di fare una formazione in grado di affrontare il campionato di Serie C, rinunciando a quella che deve essere la prospettiva guida, secondo me, di questa nuova società, la cantera, il lancio dei giovani. Allora tu rischieresti di andare a fare una formazione per la Serie C, avendo però dei calciatori, essendo tu arrivato in ritardo, che non sono le primissime scelte per la C. Guardate che la Serie C non è facilissima da vincere. Se invece tu hai la prospettiva di poter programmare con un anno di transizione, ecco la famosa transizione, puntando sulla cantera, sulla crescita dei giovani e quindi di allestire una formazione che l'anno prossimo sarà subito pronta con 3-4 innesti importanti a vincere il campionato, tu avrai la possibilità paradossalmente di fare meglio in questo modo che non se partissi adesso dalla C. Spero che sia stato chiaro. Abbiamo un telespettatore al telefono, buonasera. Salve, sono Edoardo Lambiase. Ciao Edoardo. Buonasera. Buonasera. Allora, io che un saluto a te, Angelo, a Felice Ferrara, l'ex De Avellino e Marco Fest, che mi ricordo il nome storico. L'avvocato Iannarone. Ah, ecco, adesso ricordo. Allora, io voglio dire una cosa molto semplice. Io sto seguendo l'ultimo evento di Felice Ferrara. Io penso che l'Avellino... Silvio, perdone, Edoardo, Silvio Ferrara. No, figurati. Allora, il problema che voglio dire, Silvio Ferrara ha detto una cosa giusta, però il problema è che la piazza è impaziente, perché ormai dopo questa escolaga, un naufragio che non c'è più dalla Serie B, adesso tutti e subito vogliamo sempre la Lega Pro. Io voglio dire una cosa, sette gatti, sette vite, sette cose, non dimentichi, non si crede questa cosa di taccone, tornando al discorso come ha detto Lizio Anzolo, però se fosse clamoroso un ripescaggio da parte della UEFA, ecco questa di volta il taccone, perché vedo una cosa clamorosa, anche se io personalmente non ci credo. Perché se l'ho detto anche tante voci, prima si parlava se Taccone presidente l'Avellino che con lui pescaggio si parlava di Preziosi, di Marinello, ma tutte queste cose sono vere. Ritornando all'Avellino di Cesare, io vedo una squadra che ben metà squadra qualcuno che vede la Lega Pro, già da Lega Pro. Però io penso con calma e paziente di vincere già adesso questo campionato, perché ormai come ho detto non si è paziente.
questi non è come non è questo che è giusto e subito. Vabbè. Perché la Lavrin non merita in questo torto che è stato fatto immeritatamente, ma non per qualcos'altro. Silvio Ferrara ha detto giustamente le opinione è giustizia, però purtroppo lì deve salire direttamente in Lega Pro. Va bene, Edoardo. Riferirsi in qualsiasi ripescaggio, però forse è bello perché guarda, se avessimo due avellini non mi dispiacerebbe. E poi per chi ti feresti, Edoardo, poi? Io ti dico una cosa, Angelo, con nuovo Avellino, tutti quanti fanno un nuovo Avellino, perché quelli di Bacconi andrà fino a morire, perché se non muori già è morta, se riuscisse un po' di ossigeno rimarrà, morirà subito, perché sappiamo le visioni di Bacconi quali sono. Però nel calcio mai ti rimane. Va bene, Edoardo, va bene, grazie. Rimpallando un po' in questo doppio Avellino, Marco, diamo così anche una risposta a Edoardo che parlava di queste voci su un possibile ingresso di una cordata preziosi Marinelli a sostegno di Walter Taccone, ti risultano? Ma ritorniamo sempre al discorso della licenza nazionale, cioè sempre quello. Un ostacolo insuperabile. Direi proprio di sì, cioè nel senso fantasocietà, come si può chiamare a questo punto. Perché il discorso è relativo proprio alla mancata licenza nazionale. Sì. Preziosi e Marinelli hanno manifestato anche il loro disappunto dopo la manifestazione di interesse, ma adesso questo scenario postumo mi sembra davvero molto difficile. Poi andando a ereditare una società con tutte le sue conclamate difficoltà, mi sembra paradossale. Questo è il punto importante, cioè oggi chi volesse eventualmente subentrare, secondo me non c'è, chi volesse inserirsi in quel contesto, si andrebbe a inserire in un contesto nel quale non si è voluto inserire quando quell'Avellino è in Serie B, vuoi che lo vada a fare adesso? Con una società indebitata comunque come prima, ma non più con quella categoria che permetteva determinati budget anche in termini di introiti. Quindi mi sembra una prospettiva francamente assai remota. Intanto abbiamo visto anche, tra le altre, le immagini del Memorial Gasparro, la solita manifestazione estiva organizzata dai ragazzi della Curva Sud, con una rappresentanza anche della dirigenza, con il tecnico Archimede Graziani. Poi dopo vediamo anche un contributo su questo Memorial Gasparro. Intanto eccole le immagini con i tifosi della Sud che hanno incontrato la dirigenza e il tecnico. Intanto ci andiamo a vedere la Goal Parade, come annunciato prima, di Rocco Costantino. Questo ragazzo l'anno scorso al Sud Tirol ha fatto tanti gol, e nel mirino dell'Avellino, sarebbe un lusso per la Serie D. Ci andiamo a vedere questa Goal Parade direttamente dal sito ufficiale del Sud Tirol. Vediamo. We'll be right back.
E allora Marco, sarebbe un biglietto da visita niente male per la Serie D questo di Costantino. E ti dico subito che lui verrebbe di corsa, perché il Sud Tirolo ha preso Caio De Senco, ex Trapani, quindi lo spazio è un po' ridotto. A queste origini irpine ci sono tantissimi svizzeri, irpini, emigrati svizzeri, li salutiamo anche i nostri storici telespettatori, Soccorso, Cresta, la famiglia più diciamo affezionata a 0825, ma ce ne sono davvero tanti, e quindi questa è la trattativa principale per l'attacco. Abbiamo visto un po' le sue caratteristiche in questa parade di gol, bravo a prendere la posizione lì, pronto a buttarla dentro, di testa si fa valere, fisicamente ben strutturato questo Rocco Costantino, quindi vedremo nella prossima settimana, bisogna raggiungere l'accordo economico, la volontà del calciatore di venire ad Avellino c'è assolutamente. Messaggio da casa, lo vado a leggere, un attimo. Allora, signori, magari veniamo ripescati, la D è difficilissima, per niente scontata la promozione, forza lupi sempre dovunque, saluti da Pino, così scrive questo telespettatore. Intanto ci andiamo a vedere questa clip registrata proprio da Marco Festa al Memorial Gasparro, con questo discorso, chiamiamolo così, che uno dei leader storici della Curva Sud, Catello, ha voluto fare alla dirigenza e all'allenatore per presentarsi, no? E per presentare quella che è un po' la piazza irpina, una piazza calda, esigente, che dà tanto e che in cambio chiede tanto. L'audio non è perfetto, però vediamo, è un minutino, piacevole da ascoltare, sentiamo. Vi vogliamo dire solo due cose. A casa nostra il calcio è vita. Siamo una piazza importante, una piazza di fuoco, per noi non conosciamo la categoria. Mister, a casa nostra si deve vincere. Non so il progetto di questa società, spero che sia questo, perché sennò qua non ci troviamo. Ne veniamo da una forte delusione e spero che questa proprietà inizia a capire dove si trova, visto che il presidente è abituato al mondo del basket. Il basket è un'altra cosa, i ragazzi del basket sono nostri amici, siamo vicini anche a loro, perché la squadra di basket rappresenta la città di Avellino, è un fiore all'occhiello per la città di Avellino, ci fa piacere, però noi siamo i ragazzi del calcio, il calcio ad Avellino è tutto. Vi facciamo un applauso e un bocca al lupo un po' a tutti. Allora, avvocato, anche a supporto di quello che dicevamo prima, il mondo del basket è cosa ben diversa dall'ambiente, da tutto quel mondo che gira ad Avellino attorno al calcio. E questo è un dato di fatto che la nuova proprietà non può trascurare. Ma affidandosi a persone competenti, e in questo ecco il paragone con il Napoli è assolutamente calzante, affidandosi a persone competenti, anche chi è che non ha fatto calcio. In più, insomma, la gestione della Sidigas del fenomeno basket è stata eccelsa, quindi non si può dire nulla. Poi ognuno deve rispettare i propri ruoli, la società deve rispettare il ruolo economico-finanziario, deve dettare delle regole e deve stabilire dei progetti che vanno sposati con l'area tecnica. Il tifoso deve essere impaziente, quindi il tifoso deve essere impaziente. Deve evitare ogni transizione, ogni anno di transizione non gli sta bene, deve vincere subito. Però in questo ecco, siamo tutti, ognuno di noi, continueremo a fare i commenti su una categoria diversa e io con piacere ecco, commenterò qualche vittoria in più. E quindi saremo tutti a rispettare i nostri ruoli, va benissimo così. Poi ecco, la diversità lo scopriremo. Se si è affidata alla società a persone che hanno voglia di crescere con l'Avellino e per l'Avellino, lo scopriremo ben presto, e sicuramente se non dovesse essere la soluzione migliore si aggiusterà nei tempi, ma che la società sia solida e sia più solida di quella precedente
Non c'è alcun dubbio, quindi dobbiamo solo essere fiduciosi. Allora, con quest'ultimo contributo e anche con il saluto che è stato fatto oggi proprio dalla Sud alla squadra, abbiamo dato anche la risposta a qualche telespettatore. Ti ricordi, Marco, che settimana scorsa ci chiedeva: vedo un po' di freddezza da parte della curva Sud nei confronti di questa nascente società, quale atteggiamento avranno, quale comportamento avranno? Hanno svelato quello che il loro comportamento, sempre comunque un atteggiamento di sostegno, di caloroso sostegno nei confronti della squadra. È proprio il caso di dire tante volte al di là di quella che poi è la categoria. Dobbiamo fermarci per un altro break pubblicitario, tra poco con le voci dei tifosi raccolte da Marco Asturno. Ci faremo un po' male ascoltando qualche dichiarazione estratta ieri da Offside di Marco Migliorini, ora alla Salernitana, che parla di un'estate molto difficile e molto travagliata per lui, come per tutti i suoi ex compagni all'Avellino. Insomma, poi le conclusioni finali. A tra poco. Allora, rieccoci in studio. Messaggio da casa. Un attimo che lo recupero. Vorrei sapere, capire, perché il Collegio di Garanzia del CONI si pronuncia il 7 settembre. Non poteva farlo con urgenza, in modo da non creare caos nel caso di accoglimento dei ricorsi? Tutto ciò mi fa pensare male. Se poi mi date voi la spiegazione, scrive Carmine da Nocera Superiore. Buona serata e forza Lupi. Avvocato. No, le ragioni non le conosco, quindi non mi avventuro nelle spiegazioni. È difficile incastrare anche quello che accade nell'ambito della giustizia sportiva con ciò che accade nella giustizia ordinaria, amministrativa. Quindi sulle date non possiamo dire nulla. Certamente ci sono delle date da rispettare, quelle della giustizia del TAR le conosciamo, quelle dei collegi di garanzia, ma sono dettate anche lì da riunioni settimanali dove molti dei componenti non fanno solo quello, quindi sono delle date prestabilite, no? Su questo francamente Non mi sento di rispondere, non ho conoscenza delle altre adunanze. Dopo chiedo a Silvio se ha un'idea su questo. Andiamo intanto al telefono, c'è un telespettatore. Buonasera. Ciao Angelo, buonasera, sono Marco. Ciao Marco. E un saluto a tutti voi in studio. Allora, io volevo dire delle brevi cose, ma precise. Allora, già in giro si sente che non sono contenti della squadra, che la società non sta prendendo giocatori di categoria. Allora, attenzione. Noi abbiamo avuto una delusione fortissima perché il caro presidente Taccone ci ha tradito, come diceva che era tutto a posto, invece già sapeva come andava a finire. Quindi io dico a queste persone di stare tranquilli e di dare fiducia a Cesare e tutta la dirigenza, perché comunque noi dobbiamo ripartire, non so se è dalla Serie B o dalla Serie C, ma dobbiamo stare assolutamente vicino alla squadra e alla nuova dirigenza, perché è impossibile criticare neanche che inizia con il campionato, cioè è una cosa veramente vergognosa. Allora io dico a tutti quanti di dare un segnale già domenica con la Coppa Italia contro il Nola, di riempire lo stadio. Lì si vede se la gente ci tiene, che vuole vedere l'Avellino risalire nelle categorie superiori. Se cominciamo a criticare già da te, è meglio che palluna l'Avellino non si fa. Quindi speriamo bene, io do fiducia alla dirigenza e a De Cesare, perché veramente siamo migliorati a livello di dirigenza. Quindi speriamo bene, stiamo tranquilli, non incominciamo, perché sennò quel giocattolo si rompe prima che si costruisce. Ciao a tutti, forza Avellino. Ciao, grazie Marco. Allora, Marco voleva aggiungere qualcosa. Prendo la palla al balzo riguardo domenica la partita con Nola, perché già ti avevo chiesto io prima. Esatto, quindi ti rispondo anche. Dovrebbe giocarsi al Partenio Lombardi. Domani mattina c'è un vertice in comune, si parla, rumors, indiscrezioni, quindi da confermare, di un vertice trilaterale, Ciampi, Taccone, De Cesare, per definire questa questione del Partenio Lombardi. Quindi sarà una giornata molto intensa da seguire, ma credo che ci siano i margini per andare verso questo passaggio di consegne. Ricordiamo che l'US ha una convenzione in essere con il comune di Avellino, entro il 31 ottobre deve andare a saldare la prima rata relativa ai fitti pregressi, in quel discorso di dare avere, per cui dovrebbe anche andare a incassare dei soldi per i lavori di restyling fatti al Partenio Lombardi. Però domani è giornata importante, quindi credo che una volta districato questo nodo si potrà andare a vedere la prima partita al Partenio Lombardi. Si sa già l'orario della partita?
No, questo, quando c'è stato il rinvio era data e orario da definire, insomma, così da definirsi. Quindi questo penso nel pomeriggio, comunque in genere 16-18, non orientativamente, però parliamo, poi il comunicato ufficiale farà chiarezza. Comunque dovrebbe esserci la prima gara ufficiale della SSD Avellino, Coppa Italia di Serie D contro il Nola. Silvio, avevo lasciato in sospeso con te la considerazione sul messaggio del tifoso. No, ma io non posso far altro che rifarmi alle parole dell'avvocato, cioè non ho nemmeno io in questo momento delle informazioni precise sulle tempistiche. Posso esprimere, come ho fatto anche prima, soltanto delle sensazioni personali. Come sensazione personale credo che sia soltanto un atto formale che verrà fatto esclusivamente proprio per il rispetto di quelle che sono delle fasi di un determinato procedimento, ma sicuramente non porterà nulla di nuovo rispetto a quella che è la situazione attuale. Ma sì, perché sembra poi anche improbabile andare a stravolgere un campionato di B che è iniziato, a cascata ci sarebbero ripercussioni sulla B, sulla C. Sembra piuttosto improbabile. Poi ripeto, il calcio ci ha abituato a tante sorprese. Ci andiamo a sentire le vox con i tifosi che ha realizzato Marco Festa a Sturno, le prime sensazioni attorno a questo Avellino che sta nascendo. Le impressioni sono positive, però sono comunque quelle di pochi giorni ancora di ritiro, quindi lasciano il tempo che trovano. Ci sono tanti accorgimenti ancora, soprattutto in difesa, secondo me, da apportare. Sembra che la squadra piano piano sta prendendo forma e stanno facendo un bel allenamento tecnico-tattico e vedo che piano piano i giocatori iniziano a fare gruppo e a giocare bene insieme, quindi le impressioni sono positive. Sono cresciuto con l'Avellino, dalle sfide con Lecce, poi la Serie A del 78, le trasferte e tutto quello attorno, e alla fine ci ritroviamo in Serie D. Purtroppo questo dimostra il fallimento della politica, della società, delle nostre zone praticamente, e la fotografia del nostro fallimento e della nostra difficoltà. Sicuramente nessuno di noi si augurava di essere qui a vedere questo tipo di squadra, però sicuramente è un'estate che ricorderemo per questo triste evento, se così possiamo definirlo, e tutti noi ci auguriamo che possa essere un campionato che dia nuovamente a Avellino la luce che merita. Ma vedo che sono tutti ragazzi bravi, vedo che si muovono bene, speriamo che va tutto bene. Io sono fiducioso perché certo è una squadra ex nuova, una società nuova, però essendo pure un grande tifoso della Sidigas e seguo il basket, ho grande stima di De Cesare e sono sicuro che farà una squadra, diciamo, per vincere il campionato. Una squadra giovane, una squadra sicuramente in fase di allestimento, quindi non possiamo pretendere chissà cosa. Il direttore sta già svolgendo un ottimo lavoro e dobbiamo attendere, perché sono passati pochi giorni dalla fondazione di questa nuova società sportiva dilettantistica, pertanto dobbiamo soltanto essere fiduciosi e apportare il nostro calore ad una squadra che ha tutto da guadagnare e ormai niente da perdere. Le prime impressioni sul mister Graziani? E mi sembra uno molto duro in realtà, però lui ha rifiutato il soprannome di Sergente di Ferro, però diciamo che è uno che si fa sentire, quindi per quanto mi riguarda, insomma, personalmente credo sia una cosa positiva. Da numerose direttive i giocatori sembrano appunto che lo sentono, altrimenti li sgrida, quindi Sergente di Ferro a tutti gli effetti. Fa un po' i giocatori bene, si fa sentire. Macista e Bolchi, anche fisicamente, un Berselli. Quindi vediamo se l'apparenza è quella oppure il primo impatto è quello che conta. È la figura che Avellino di cui ha bisogno, quindi una figura autorevole, autoritaria, ma che si mostra come leader. Un sergente di ferro, è un allenatore che sa bene quello che vuole, sa bene cosa cerca dai propri giocatori. Un allenatore, ne vedremo delle belle, diciamo. Forza Lupi. E allora, per gli avellinesi Graziani è già un sergente di ferro. Silvio, che idea ti sei fatto sul mister? No, mi sono fatto un'idea giusta, è l'uomo giusto al posto giusto, nella categoria giusta,
quindi credo che in questo momento non ci sia da fare troppa filosofia in panchina, no? Quando affronti una categoria come questa bisogna soltanto avere la capacità di tenere lo spogliatoio bello saldo in mano e sfruttare quelle che sono semplicemente le caratteristiche dei calciatori, basta, punto, senza inventarsi alchimie varie o sarrismi vari, perché giochiamo in Serie D e quindi è giusto essere concreti. In queste categorie vince la concretezza. Su quel binomio calcio-basket, oggi Marco Festa con la sua telecamera lì a Sturno al Castagneto è andato a pizzicare, guardate chi, anche non riconosciuto dalla maggior parte dei tifosi. Marco, chi c'era? Aldo Finizia ce lo mostra. Io non so se è possibile guardare una persona in serbo, però penso che lui mi abbia guardato a un certo punto, vedete dalle immagini, Nenad Vucinic, eccolo qua. Mi ha visto, si è, penso, contrariato di questa cosa, perché si era nascosto lontanissimo, davvero nell'ultimo spicchio possibile del Castagnetto. Perché non seguisse il basket, il coach della Scandone. Sì, esatto, a proposito di polisportiva, hai detto bene. Si era nascosto e quindi... però è un bel segnale anche il fatto che abbia raggiunto Sturno, no? Per seguire l'amichevole... Mamma che sguardo! Dietro gli occhiali si vede già l'amichevole dell'Avellino, poi è anche, diciamo, ha cambiato anche posto, è andato più nella zona centrale per continuare a seguire l'amichevole. Un bel discorso, e io credo che sia questo il giusto discorso da fare. È inutile pensare calcio contro basket, sono due eccellenze del territorio irpino da sempre, un territorio che è abituato a fare sport ad alti livelli, e bisogna davvero, come è stato ieri anche in occasione del torneo 3 contro 3 organizzato dai ragazzi degli Original Fans al campo CONI di Avellino, li ho visti insieme, tifosi del calcio e del basket, con le loro maglie, con i loro vessilli, e deve essere così, perché io credo che parlare di discorsi di contrapposizione sia davvero stucchevole. Non, la rivalità tra gli sport è l'ultima cosa che ci manca. Devo salutare il signor Saverio Santoro, che era quel signore con i baffi, a proposito di Rocco Costantino, irpini emigrati in Svizzera, erano lì in vacanza per seguire la partita, ci tenevano, insomma. Ma grazie a tutti davvero per la disponibilità. Questa settimana ho fatto un girato, possiamo fare un film sull'Avellino, ma soprattutto per l'affetto con cui ci seguono è stato possibile, la disponibilità, davvero la voglia di ripartire da parte dei tifosi è grande, la categoria davvero non conta. Poi vedremo se, a proposito di Vucinic e della Scandone, se si svilupperà, avvocato, anche nel futuro questo discorso, no, della polisportiva, un'idea che mi sembra prenda corpo nella mente di Gianandrea De Cesare, lui non lo ha mai negato. Non so in che misura, secondo me non ha senso, lo dico, una mia riflessione. Sì, assolutamente. Perché immagino che ci siano dei budget destinati per il calcio, che siano solo del calcio, e servirà a distinguere bene le due attività, per il rispetto prima di tutto, per la piazza, per la tifoseria, perché mai si possa dire un giorno, perché purtroppo non si vince sempre. Ha distratto i soldi sul basket non investendoli nel calcio. Ma non si potrà dire, oggi infatti anche io... No, dico, ecco, non questo, come questo è quello che voleva dire. Come Marco, non come Marco, che lo fa insomma bene, con professionalità, ma anche io ascolto qualcuno per strada e qualche amico mi ferma e mi dice, ricordando le mie qualità di presidente, mi dice, ma come si farà? Ma poi se si gioca la domenica, uno che fa? Salta dal palazzetto allo stadio. Ho detto, io ho risposto con una battuta che rifaccio qua, ho detto, ma magari ci portiamo un'ala su un calcio d'angolo, gli facciamo da un colpo di testa. Allora, in questo voglio dire che secondo me invece le cose vanno distinte, quindi l'idea della polisportiva è suggestiva, è ben articolata per una realtà come quella avellinese, dove si può pensare di dare al pubblico avellinese, che ha il palato fino, di fare calcio, basket, pallavolo, calcio femminile, calcio a 5 a certi livelli. Ma dal punto di vista poi strettamente tecnico bisognerà individuare, e in questo non perché ho fatto il presidente di una promozione, lo dico, ma bisognerà individuare anche una figura apicale, perché non credo che De Cesare possa gestire, del resto nella Sidigas lo ha fatto anche in passato, cioè ha affidato delle funzioni di rappresentanza nel rapporto con gli enti a delle persone che hanno insomma delle capacità specifiche, e quindi la presidenza in sé o la rappresentanza in sé. Dopodiché lui resterà il patron della polisportiva, di quello che è il suo progetto, la sua idea, è giustissimo, perché deve peraltro veicolare
creare un marchio, una cosa che ha fatto anche fuori dal calcio, quindi questo è giustissimo. Ma dicotomia tra calcio e basket non ci potrà essere, perché non si potrà dire ha speso di più nel basket e ha speso di meno nel calcio. Saranno sicuramente due gestioni completamente separate, e in questo in senso positivo, ecco. Un messaggio che apre, immaginavo che suscitasse un po' di polemica, non lei avvocato, un messaggio che apre al discorso Migliorini. Qualche telespettatore da casa, Migliorini e Di Tacchio avevano promesso di non andare mai a Salerno, i veri giocatori di una volta non esistono più, e vabbè, comunque forza presidente De Cesare, siamo con te. Naturalmente sono professionisti, fanno anche delle scelte legate alla loro carriera. Andiamoci a sentire allora Migliorini, che ha parlato di un'estate molto difficile, la conosciamo tutti, al microfono di 8 Channel durante Offside di Salernitana-Palermo di ieri. Queste le dichiarazioni di Migliorini sulla tribolata estate avellinese. L'estate è stata un'estate particolare, insomma. Quello che mi lascia è che purtroppo sono in ritardo di condizione, quello mi lascia. E mi dispiace, lavorerò al massimo per recuperarla prima possibile, però purtroppo ho avuto un'estate, insomma, prima di andare a Salerno, praticamente l'ultimo mese ci siamo quasi mai allenati, insomma, sapete tutte le storie dell'Avellino, quindi insomma spero che da un grande dispiacere, da un'estate turbolenta, sia il preludio di una grande stagione. Allora Marco, una ferita naturalmente che si riapre, che non si rimargina nell'ultimo mese, e lo sapevamo, la squadra, la vecchia US Avellino di fatto non si è mai allenata, naturalmente Migliorini adesso guarda avanti, guarda il suo futuro nella Salernitana. Mi sembra ci sia una dichiarazione piuttosto al veleno anche da parte di Richard Lasic. Sì, su Migliorini e Di Tacchio io andrei prima con il dato oggettivo, ovvero il contributo che hanno dato da seri professionisti nella scorsa stagione. L'Avellino non è stato in grado di portare avanti le sue attività, e ci sta che un professionista che fa questo per lavoro decida di sposare delle cause anche per condizioni economiche più vantaggiose rispetto ad altre che gli sono state offerte. Poi capisco il discorso anche però dei tifosi, della rivalità, sì. Ecco, l'unico appunto che si può fare un professionista esemplare come Marco Migliorini, però va anche, diciamo, poi bilanciato con quello che era lo stato d'animo quando gli è scappato dalla macchina fuori dalla Porta Carrai: a Salerno non vado. E quindi sono cose che però magari col capannello di tifosi che ti accerchiano la macchina ti viene quasi da dire in maniera spontanea. Ecco, questo è l'unico piccolo appunto, però il ragazzo è straordinario, ha dato tantissimo all'Avellino, ha anche superato problemi fisici per essere di nuovo il calciatore che era diventato, sì, sì, prima che tutto finisse l'Avellino, e a quello faceva riferimento, cioè dopo una situazione così è stato penalizzante. Di Lasic è vero, ha rilasciato delle dichiarazioni a un portale o un giornale slovacco, sì, ha detto insomma che la situazione ad Avellino è stata molto difficile, che avrebbe anche delle pendenze economiche, per quanto dice lui, per quanto ha dichiarato, da saldare, e poi ha fatto anche dei riferimenti, ora lo slovacco non lo traduco ancora benissimo, sommariamente ho cercato di ricostruire, in relazione all'infortunio che ha avuto. Poi questo lo andiamo ad approfondire, però diciamo che questi sono tutti i campanelli postumi che stanno adesso suonando, che però restituiscono come una cartina da tornasole quello che era l'ambiente Avellino. Guardiamo al futuro naturalmente, un'ultima cosa sulla vecchia società, prosegue, no? Mi sembra quella modalità per ottenere il rimborso degli abbonamenti da parte dei tifosi che si erano abbonati all'US Avellino di Taccone, trovate tutte le informazioni anche sul sito dell'US Avellino e anche su sottopagine.it, perché prosegue naturalmente questa possibilità di riottenere i soldi che erano stati spesi per l'abbonamento. Tramite l'IBAN o l'IBAN di una persona, sì, a cui si fa riferimento? Si fa riferimento. Voglio chiudere con Silvio e con l'avvocato, ritornando al calcio giocato, poi ci salutiamo e vi lascio all'intervista completa ad Archimede Graziani. Se avete entrambi qualche preferenza sui gironi, visto che il 30 ci sarà la presentazione dei gironi, Silvio, parto da te. Secondo te dove sarebbe meglio essere collocati? Mi pare che ci siano prospettive perché l'Avellino venga inserito in quello laziale. Sardo-laziale. Ecco, quello secondo me sarebbe preferibile.
Quindi... Volevi aggiungere qualcos'altro? Sì, prima, volevo soltanto, cercherò di essere rapidissimo. Purtroppo noi oggi viviamo una dicotomia spaventosa che non si riesce a superare. Io faccio una fatica terribile anche sui social a volte per far capire ai tifosi che oggi il vero elemento discriminante è capire che il calcio è profondamente cambiato. Noi prima parlavamo dei presidenti neofiti, da De Laurentiis adesso a De Cesare, non esistono più i Romeo Anconetani, i Costantino Rozzi, che facevano gli acquisti con le loro competenze, perché erano competenti prima di essere presidenti ed erano tifosi prima di essere presidenti. Oggi viviamo un calcio totalmente differente, oggi il calcio è un'industria, è un'impresa, oggi le società di calcio sono obbligate dalla NOIF ad essere società di capitali con fini di lucro, quindi viviamo un calcio totalmente diverso. C'è oggi il calcio del terzo millennio che vive anche di un'aggregazione di servizi, quindi non bisogna più meravigliarsi né di polisportive né di altro, è giusto che ci siano anche fenomeni di questo tipo, perché poi comunque non ci sarà mai una miscellanea indiscriminata fra il tifoso del calcio e il tifoso del basket, comunque ci sarà il tifoso che andrà a vedere solo il calcio e ci sarà quello che andrà a vedere solo il basket. Il tifoso dovrebbe capire, però mi rendo conto che la passione, ecco perché io parlavo di grande difficoltà di combinare le due cose, la passione è una cosa, l'imprenditorialità è un'altra, il tifoso continua a fare il tifoso passionale, ma pensare ancora oggi alle soglie del 2020 che ci siano dei calciatori che possano poi decidere così come deciderebbe il cuore del tifoso, ah io a Salerno non vado, questi tempi sono finiti addirittura dalla fine degli anni 80, da quando Manfredonia passò dalla Lazio alla Roma, da quando Fulvio Collovati passò dal Milan all'Inter, cioè quello è stato lo spartiacque, è cambiato tutto, cioè le bandiere nel calcio, men che mai oggi, non esistono più. A Napoli si è visto Gonzalo Higuaín andare via e andare alla rivale storica del Napoli con la pretesa di andare lì per vincere, salvo poi rinnegare tutto dopo due anni e andare al Milan, che è una squadra in totale costruzione, per cui ha rinnegato quello che era il messaggio iniziale, ma non bisogna più neanche appuntarsele queste cose. Oggi il calcio vive di professionismo esasperato. Pensare che Di Tacchio e Migliorini potessero non approfittare dell'offerta della Salernitana, secondo me significa, capisco il cuore dei tifosi addolorato, ma significa vivere al di fuori di quella che era la realtà attuale. Un flash in chiusura, avvocato, sui gironi? No, sui gironi l'uno vale l'altro, credo che quello più probabile sia quello pugliese, campano pugliese, per il fatto che mi pare, insomma, non ho visto un po' anche da come dalle squadre da cui è formato. Però ma, anche perché lì potrebbe esserci il principio dell'ordine pubblico con il Bari, eh? Con il Bari, e quindi lì e andremo. Anche. Il Taranto, appunto. Quindi, il Taranto l'avevo visto sicuro. Non lo so. Sardo laziale? Sì. Anche tu. Tanto per intenderci, quello in cui giocò Salerno all'epoca Salerno della Serie C, Salerno Calcio. Esattamente. Va bene, è tutto per stasera. Allora, saluto lo studio, l'avvocato Nicola Iannarone. Buonasera. Silvio Ria Ferrara. Buonasera a tutti. E Marco Festa. Vi lascio all'intervista completa con Archimede Graziani dopo l'amichevole di oggi a Sturno, vinta 3-0 contro la FC Avellino. Grazie regia ad Aldo Fenizio e Giuseppe Andrita. Grazie alle camere di studio a Luigi Esposito e ai montaggi ad Amato Di Sunno. Grazie, buonanotte, arrivederci. Incominciano a essere chiare in quelle che sono già delle certezze assodate che abbiamo cercato con cura di mettere all'interno di questo gruppo per poter essere d'esempio e fare la chioccia agli altri. Poi dobbiamo continuare a lavorare e a cercare altri profili, secondo me, da questa piazza. Secondo me il direttore è stato molto bravo a fare questa campagna acquisti, ne discutiamo tutte le sere senza nessun problema e cerchiamo tassello dopo tassello di mettere a posto i giocatori. Io so che voi siete contenti e mi battete sempre su questi giocatori importanti, però io vi invito, perché noi dobbiamo giocare anche con 4 giocatori under. E se per tutti questi giocatori noti sono importanti, per me lo stesso e per la società lo stesso,
Poi dobbiamo andare anche a cercare dei profili che sono da Avellino Calcio e che sono giovanotti. Sicuramente questa qui è la difficoltà maggiore che noi possiamo avere, perché siamo, essendo partiti il 20 di agosto, i migliori li hanno presi tutti gli altri. E io sono esigente verso la società, perché prima di prendere un giocatore lo voglio vedere. E purtroppo siamo in un mondo dove esistono troppi procuratori e tutti quanti pensano di avere nelle proprie scuderie dei fenomeni, e tante volte ti propongono dei giocatori che non ti mandano nemmeno in prova, e stiamo parlando di 98-99, questa è una cosa vergognosa, penso. Ma io vi ripeto, se devo fare delle brutte figure, allora preferisco allevare in casa qualcosa che noi abbiamo di livello normale. Se invece qualcuno si decide a mandare giocatori perché è un orgoglio essere e far parte dell'Avellino Calcio, allora io li alleno, però passano sotto la mia visione. Prima, a scatola chiusa, non prendo niente. Il problema non è convincere i Morero, i De Vena. Questi giocatori qui, secondo me, sono venuti con grande voglia. Il problema effettivo che noi abbiamo in questo momento qui è convincere qualcuno che gestisce i giovani a mandarci i giovani. E io ve lo ripeto un'altra volta, io li voglio vedere. Noi non ci possiamo permettere di sbagliare sui giovani. E noi a scatola chiusa non si prende niente. Quindi, se i giocatori vogliono venire a Avellino, prima li vediamo, dopodiché fanno parte della mia rosa. Se no, io non conosco nessun procuratore che dentro al suo circuito abbia giocatori scarsi, sono tutti fenomeni. Poi quando vengono, tu gli hai fatto il contratto e ti rendi conto di prendere le ciabattate nel viso. E allora facciamo una bella cosa, ci teniamo i nostri che abbiamo in casa, e con grande sacrificio e con più tempo e con pazienza per tutti, diciamo la verità, che in questo momento qui i ragazzotti che noi abbiamo devono crescere tantissimo. Siamo in una fase difficile perché, vedete, noi stiamo cercando di attuare un modulo che è semplice. Proprio per questa cosa qui, perché sicuramente in giro per il mondo troviamo dei giocatori adattabili. Io penso che coi giovani siamo un pochino indietro. Io sono contento di trovare tifosi, sono contento per la loro vicinanza. Noi siamo ancora di più contenti se loro vengono, perché è giusto che ci fanno capire tante cose, ma su questo io non avevo dubbi. È normale che una piazza importante come Avellino abbia voglia di fare, perché la categoria in questo momento qui, dopo quello che è successo, non gli compete. Ma la realtà ci dice che noi dobbiamo giocare in questa categoria, perché nessuno ci regala niente. Non è che facendo un coro o facendo qualcosa qualcuno ci rimette in Serie B, in Serie A o in Serie C, non è così. Però mi fa piacere, perché i loro cori fanno capire ai miei giocatori la loro vicinanza e l'importanza di loro. Questo io li ringrazierò sempre, e sono contento che oggi sono venuti. È normale che nello stesso tempo, vi ripeto, i giovanotti, quando vedono queste cose qua, mi auguro che si abituino velocemente a capire, e quindi che questo coro che loro fanno sia da stimolo verso i miei giocatori e non sia una forma mentale che li frena. Questo, secondo me, io ve lo ripeto, ve lo dico tutte le volte e ve lo dirò sempre, secondo me i nostri tifosi, i miei tifosi, i vostri tifosi, in questo mi devono essere d'aiuto. Se noi vinciamo qualcosa, se noi facciamo dei passi in avanti, è solo e soltanto se loro stanno vicini a questi ragazzi.
nel modo giusto, cercando di capire le loro esigenze, cercando di farci capire a noi che in certi momenti questi ragazzi qui passano attraverso delle paure e lì devono essere bravi, devono essere secondo me dei tifosi genitori.